ultimi ma non ultimi, nel senso ultimi nel percorso ma non ultimi come azienda, Italo Cescon, un'azienda direi anche storica, sicuramente. Siamo in compagnia di un po' di persone, incominciamo dalla signora. Io sono Gloria Cescon, piacere. Io invece sono Gloria Feltrin. D'Alto Stefano, rappresentante di zona. Allora, siamo praticamente a Ormelle, Roncadelle di Ormelle, quindi un po' inquadriamo un po' la zona, diciamo, geografica. Eh sì, siamo vicine al fiume Piave, è un'azienda, una delle più storiche dell'area, infatti nasce nel 57 per opera del nonno e del papà Italo. Ora siamo noi fratelli a seguire l'azienda e oggi siamo qui in rappresentanza grazie all'AIS e grazie al Raboso per fare un po' più territorio su questo vitigno che il papà è stato anche un grande fondatore di questo vitigno e oggi anche noi cerchiamo di continuare a farlo crescere e a farlo valorizzare. Sempre, esatto, sempre di più, sia all'interno del nostro territorio, perché non sempre poi siamo sempre un po' sterofili, no? Andiamo sempre a prendere cose fuori quando abbiamo degli ottimi vini qui. E quindi anche per il Raboso lo stesso discorso. Sì, in effetti, valorizzare ancora di più questo Raboso. E siamo noi i primi a dover credere a questo vitigno, altrimenti non possiamo trasmettere questa passione e questo vitigno che è molto difficile e quindi ha bisogno di tanti anni di maturazione e poi andiamo a toccare anche quello che è una parte più dolente, il prezzo, che più passano gli anni più lui aumenta, che magari anche questo può essere un problema per il consumatore finale, però quando tu hai un prodotto di qualità bisogna saperlo valorizzare. Allora, come si vende questo lavoro? Benissimo, anche perché la cantina Italo Cescon è un biglietto da visita che già la conoscono, perciò ha un nome, è una realtà ben ponderata. Sentiamo anche le giovani generazioni. Allora, per te, tu sei anche tu in azienda? Sì, io mi occupo, diciamo, del reparto comunicativo e dell'accoglienza delle persone che vengono in azienda e sono proprio una di quelle che cerca di fare promozione del territorio, non solo col vino, ma abbinando, diciamo, quella che è la cultura e anche, diciamo, la cucina tipica. Per esempio, adesso siamo anche in periodo di ottobre, zucca, pane con la zucca, le castagne, perché non dimentichiamo che siamo vicino anche a Combai, quindi un marrone IGP di Combai con il nostro Raboso, o comunque con tutti i Rabosi, è diciamo proprio il piatto che fa boom, possiamo dire. Ma allora, una domanda, ma avete anche una struttura di accoglienza, nel senso, o pensate di farla? Allora, noi lavoriamo che le persone, diciamo, vengono lì in azienda e cerchiamo di farli immergere nel territorio, li facciamo proprio vedere i nostri vigneti, li accompagniamo, li facciamo vedere anche le tecniche che utilizziamo per la coltivazione, da il sovescio alla potatura corta rispetto magari a una potatura più lunga e poi, diciamo, li accompagniamo appunto nel tour dell'azienda proprio per vivere cosa stiamo facendo in quel momento, quindi dalla messa della bottiglia, nel nostro caso del tralcetto che ci rappresenta dal 1957, fino ad arrivare a quello che è il bicchiere per sentire tutti quelli che sono i profumi e i segreti che la terra può raccontare. Quindi io direi a questo punto di invitare tutti, con queste bellissime, bravissime spiegazioni, a visitare l'azienda di Italo Cescon, perché sicuramente sarà una bella giornata in compagnia.